Si è svolta sabato, presso il castello Macchiaroli a Teggiano, la cerimonia di investitura di nuovi cavalieri templari, da parte del Supremus Civilis et Militari Ordo Templi Gerosolimitani. L'evento, patrocinato dal Comune di Teggiano e dalla Banca Montepruno di Roscini e Laurino, ha visto la presenza dei gruppi templari di Milano, Firenze, Torino, Castrovillari, Vivo Valentia, Cosenza, Cilento, Caposele e Sala Consilina. Sono stati onorati della carica di cavaliere Enzo Polito, Antonio Lambiase, Leonardo Longobucco, Falciano Pasquale, Gaspare Alfisi, Enrico Ciriaco e Danilo Bartucci. Inoltre, sono state date le seguenti cariche nella Commanderia Cosilinum ai fratelli Vincenzo Petrazzuolo, vice commander, Benedetto Mazzariello, segretario, Mario Di Brizzi, cancelliere. È stata conferita la cavalleria onoraria al sindaco di Teggiano Rocco Cimino, all'assessore alla cultura Sonia Marino e a Michele Albanese, direttore generale della BCC Banca Montepruno di Roscini e Laurino. Onorificenza anche per Don Gabriele Petroccelli, nominato cappellano onorario e guida spirituale dell'Ordine dei Cavalieri Templari Internazionali. Al grido valcendo, il Magnum Magister Fratello Roberto Amato, con l'aiuto dei fratelli Claudio Laferle e Rosario Nicola Luisi del Magnum Magisterium, ha riconsacrato la bandiera di guerra templare, ritualità interrotta il 14 settembre 1307. La consegna della bandiera di guerra ha suscitato molta emozione nei presenti. La serata si è conclusa con la presentazione del libro Anima Nera Equinozi, dello scrittore templare dottor Giovanni Lanzo, con prefazioni del gran maestro Roberto Amato.